Eccoci qua, amici della San Giorgese Basket, tifosi, in anteprima ci sarà anche la presentazione ufficiale della squadra. Siamo con Marco Gandini, coach della nuova LTC San Giorgese Basket. Marco, ti abbiamo fortemente voluto, sei il nostro post Albanesi, tu sai che è stata una cavalcata storica con Marco Albanesi, ti abbiamo fortemente voluto, ci è piaciuto l'entusiasmo con cui hai accettato. Dici qualcosa su questo primo impatto con l'ambiente? Primo impatto ottimo, perché come dico sempre io, le società sono fatte dalle persone e qui ho trovato persone splendide, e quindi la società non può essere altro che lo specchio di quello che sono le persone che la formano. È ovvio che ho, e se ne sono consapevole, un'eredità importante, perché Marco qui ha fatto benissimo per 7 anni e la volontà è quella di provare a fare uguale se non meglio a lui. E per farlo abbiamo bisogno, come abbiamo sempre detto, di coraggio, perché siamo una squadra giovane e dobbiamo avere bene in testa che l'ambizione che dobbiamo avere è quella di voler diventare tutti un pochino migliori di come siamo arrivati, e per diventarlo bisogna lavorare duro sul campo con l'idea proprio di essere ognuno nel suo ruolo il meglio possibile. Sì, la scelta da parte della San Giorgese Basket di coach Marco Gandini non è stata casuale. Un allenatore che ha nel suo curriculum il lavoro con i giovani come base, come sostanza. Questa volta sei lanciato nel mondo dei senior, ti abbiamo dato la possibilità di lavorare nel mondo dei senior. Siamo molto fiduciosi comunque e abbiamo fiducia che comunque proseguirai in quella che è la filosofia del San Giorgese Basket, cioè la crescita e la valorizzazione di talenti del basket italiano. In queste prime uscite, Marco, io devo dire che onestamente, benché io sia uno molto pieno di entusiasmo, comunque devo dire che ho visto comunque solo note positive per adesso. Sì, soprattutto perché i carichi di lavoro nella fase atletica sono stati pesanti, e anche sia io che Carlo Giulioni, il nostro preparatore atletico, siamo sorpresi da come i ragazzi stanno reagendo a questa enorme mole di lavoro a cui li abbiamo sottoposti. Anche ieri con Legnano, il primo quarto, abbiamo dimostrato di avere, nonostante il grande dispendio di energie che abbiamo negli allenamenti, una buona tenuta fisica, una buona atleticità, una buona freschezza per quello che è il periodo in questo momento. È ovvio che manca ancora la precisione nell'esecuzione, manca ancora la precisione nei gesti tecnici, ma è normale in questa fase in cui veramente il fisico è messo a dura prova da sedute doppie di allenamento, quasi sempre molto dure, molto intense, e non si può volere tutto in così poco tempo, ma l'atteggiamento è giusto, l'entusiasmo c'è, la voglia è quella che noi abbiamo in sede di presentazione della squadra, diciamo spogliatoio, fatta capire ai giocatori che è quella che vogliamo vedere. Direi che il punto di partenza è assolutamente positivo, ecco, e ben augurante. Una domanda, diciamo così, a cui non è facile rispondere. Secondo te, cioè, hai trovato i giocatori che ti aspettavi, che conoscevi già, o hai trovato qualcuno che non è all'altezza delle tue aspettative per adesso? No, i giocatori sono quelli che conoscevamo. Credo che il mercato sia stato fatto bene, nel senso che abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti, e quindi siamo molto contenti del fatto di avere i giocatori che volevamo avere. Sono giocatori che conoscevamo, che abbiamo guardato attentamente. È ovvio che l'impatto che hanno con le serie senior dopo aver passato degli anni nei giovanili, e parlo soprattutto di quei ragazzi del 95 che sono appena usciti dai settori giovanili, non può essere immediatamente quello che avevano dopo 5 anni di giovanili nella squadra in cui sono cresciuti. Devono limare tutti quei piccoli difetti che hanno e che li devono portare a costruirsi una carriera nelle categorie senior, ma era una cosa che avevamo messo in preventivo, certo, e sulla quale dobbiamo lavorare. Ecco, questo riassume il senso della mia domanda. Cioè, noi siamo sicuri di aver preso i giocatori di talento, sia come società che come allenatore. È logico che abbiamo preso i giocatori molto giovani e dobbiamo avere la pazienza di costruirli, di aspettarli e di prepararli per l'impatto col campionato. Esatto, e soprattutto però dobbiamo avere la pazienza di aspettare che si abituino a una realtà fisica e anche di attenzione mentale completamente, certo, diversa da quella che ha il settore giovanile. Comunque, l'entusiasmo, la voglia di lavorare non ci manca, siamo qui, avanti Sangio. Avanti Sangio, forza Sangio, e centriamo gli obiettivi. Grazie, Crepi.